questo video vi volevo illustrare due soluzioni differenti di verifica di un codice a barre. La prima soluzione qui sulla sinistra è una stampante Honeywell PX940 con verificatore integrato. Questo è invece un verificatore da tavolo della Microscan. Qual è la differenza tra i due quando va utilizzata una stampante, un verificatore o un verificatore da tavolo? Allora, se io devo verificare, perché magari ho problemi che quando stampo delle etichette, immaginate un ambiente di una piattaforma logistica, tante etichette, e intanto ho delle contestazioni, per cui devo verificare tutti i codici a barre che stampo io, allora è corretto utilizzare una stampante di etichette con verificatore integrato. Ora, questa stampante verifica solo e esclusivamente i barcode generati e stampati dalla stampante. Non posso passare una fustella di un cartellino prestampato e far fare la verifica. Diversamente, se devo fare dei controlli di qualità, in questo caso ho preso un astuccio, l'ho stampato tipograficamente, devo verificare se il codice a barre rispetta gli standard qualitativi sia per quanto riguarda la stampa del barcode e anche le quiet zone. Ora utilizzo un verificatore da tavolo. In questo caso posiziono il codice a barre sul vetro e faccio la mia scansione. Quindi è importante quando si sceglie un verificatore di codice a barre o con la stampante o postazione fissa, bisogna capire qual è l'utilizzo. Vi ricordo, questo stampa e verifica i barcode generati della stampante, solo esclusivamente generati dalla stampante. Nel caso in cui, come questo, io avessi delle etichette prestampate e ci devo aggiungere un lotto, ipotesi, e le stampo, questo barcode, siccome è prestampato, non lo può verificare. Diversamente, devo utilizzare e fare i controlli a campione con verificatore da tavolo. Quindi, se avete necessità di verifica di un codice a barre, potete sempre contattarci e vediamo assieme qual è la soluzione più idonea per le vostre esigenze.